Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove, come detto dal titolo, come ogni giovedì aggiornamento settimanale, quindi come vedete come veicolo del podio abbiamo la Trax. E ragazzi, come al solito, prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi tutti quanti i contenuti in Italia. Poi abbiamo la Viserys, come vedete sul podio dell'autoraduno, insomma sì, dell'autoraduno, e come al solito dovete vincere, se non erro, due gare clandestine e arrivare tra i primi per appunto sbloccarla per 5 giorni di fila. E poi abbiamo la Karin S 95 come veicolo di AO esclusiva next gen. Passando adesso ai veicoli del buon Simeon, troviamo la Zion Classic, la Defiler, la Tampa, la Zombie Chopper e la Eberron. Quindi, come vedete, sono questi qua i veicoli di Simeon. Poi, passando all'autoraduno Luxury, cioè al insomma autosalone Luxury, mi sbaglio sempre, abbiamo la Entity XXR e poi la Neon. Quindi, come vedete, questi due veicoli qui hanno insomma inserito sul podio, quindi nulla di che. Poi ragazzi, passando adesso agli sconti, abbiamo la Locust, come vedete che è scontata, poi abbiamo la Fisher Comet Safari, che anche questa è scontata, la Vapid Bullet, come vedete sempre su Legendary, e poi la Fisher Neon, che era anche quella di prima. La Zion Classic è scontata, la Declasse Tampa è scontata, come vedete su San Andreas, e ovviamente il Karin Everon, che troviamo anche da Simeon, Blazer Aqua su Warstock, scontato. E per quanto riguarda il business, questa settimana nulla, troviamo solamente tutti quanti i garage scontati, non i garage del CEO, ma solamente i garage, insomma, normali, quelli lì che trovate su Dynasty 8. Per quanto riguarda soldi ed RP doppi, ce l'abbiamo su Bestia contro Maniaco, modalità competizione, non ci sono nuove auto, comunque, tra parentesi. E poi troviamo soldi ed RP tripli sugli eventi free mode, quindi ad esempio caccia alla bestia, insomma, tutti quelli là che vi capitano quando state in sessione pubblica. Poi abbiamo soldi ed RP doppi sugli veicoli esotici, quindi quelli lì dell'officina dell'autoraduno, quindi quelli là, insomma, col pallino blu che li dovete andare a recuperare e poi consegnare. E adesso vi faccio vedere anche la posizione dell'UFO di questa settimana. In più, altra chicca sempre per Halloween, hanno attivato l'evento del Cerberus. Sarebbe quell'evento che vi spawna il Cerberus con lanciafiamme in sessione, se volete, insomma, lo andremo a trovare. E faremo un video a riguardo, ma se non erro è simile a quello dell'anno scorso. Poi invece qui è la posizione dell'UFO di oggi, se lo volete, insomma, andate a fare la foto e tutto quanto, ho fatto un video a riguardo. Spero che questo video vi sia stato utile, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.